Bentrovati al nostro appuntamento di Media News Extra. Ho il piacere di avere presso i nostri studi Gaetano Armao, vicepresidente della Regione Ciao. Sicilia e anche assessore all'economia. Bentrovato, Buongiorno, presidente, che piacere. grazie anche da parte mia. Allora, pronti via, temi Sì. caldissimi, nonostante i 40 gradi che ci accompagnano nella nostra regione, parliamo subito di un nuovo progetto che è partito anche in Sicilia, che è il Data Center del Mediterraneo. Ci spiega cos'è? Sì, la Sicilia che ha una piattaforma logistica e soprattutto infrastrutturale nel settore digitale di straordinaria importanza. L'Unione Europea ha verificato che sostanzialmente la copertura digitale della Sicilia ormai è prossima a quella delle punte più avanzate d'Europa e nel 2023 sarà completata e farà della Sicilia l'area d'Europa più digitalizzata. Questo progetto europeo e nazionale, che ci ha visto coinvolti nella seconda agenda digitale regionale d'Europa per dimensione economica, mancava di un tassello, che era il data center. Il data center, che cos'è? È un grande contenitore di dati, di big data vengono chiamati, grandi dati, enormi numeri di dati che girano nella rete e che devono essere, soprattutto da parte di alcune istituzioni, a cominciare dalla regione, pensate solo ai dati sanitari, ma pensiamo ai dati anagrafici dei comuni, pensiamo ai dati delle camere di commercio, pensiamo ai dati delle università siciliane. Ecco, questi dati devono non solo essere raccolti e conservati, ma anche messi in sicurezza, quella che viene chiamata la cyber security, cioè la sicurezza dell'etere. Ma anche a disposizione del cittadino. Per tutelare il cittadino, pensate cosa può accadere se il vostro comune o la vostra università o la vostra azienda sanitaria subisce un attacco degli hacker che distruggono il database. Si perderebbero dati essenziali. Oggi la custodia dei dati è rilevante, ma anche per le imprese, per gli studi professionali. E allora, per rendere sicura la Sicilia sul piano dei dati, abbiamo ipotizzato e stiamo realizzando la costruzione di un data center che andrà, il contenitore c'è già ed è il centro direzionale ex ASI di Brancaccio, ma deve essere costruito all'interno un sistema di computer che faccia da Quindi recettore di tutti questi dati. sostanzialmente tutta la pubblica amministrazione sarà contenuta in Ma questi anche i dati. privati potranno acquisire spazi per conservare i propri dati. Pensiamo agli studi professionali, pensiamo alle cliniche private, pensiamo alle aziende. Per esempio, io che ho subito un intervento presso un ospedale posso andare a guardare anche la mia cartella clinica? Certo, in questo modo, ma soprattutto la sua clinica o il suo studio professionale potranno conservare i dati in modo sicuro e quando lei tra 10 anni li richiede, li saranno conservati in modo sicuro. Ecco perché il PON Legalità, cioè il Programma Nazionale Legalità del Ministero degli Interni, ha destinato 8 milioni di euro a questo grande data center, perché oggi la sicurezza dei dati è essenziale non solo per la nostra vita quotidiana, ma anche per le future generazioni. Quindi mettiamo così la Sicilia all'avanguardia e soprattutto la facciamo diventare PSN, che è un acronimo che sta a Polo Strategico Nazionale, cioè la Sicilia sarà uno dei poli strategici nazionali proprio perché per la sua dimensione, per l'allocazione all'interno del Mediterraneo, dove è interconnessa con i grandi backbone landing points, cioè quei grandi cavi sottomarini che dagli Stati Uniti vanno verso il Medio Oriente e poi verso l'India e la Cina, essendo all'incrocevia di grandi dati, può diventare veramente strategica, nuovamente strategica nel Mediterraneo. Allora, Presidente, io l'ho conosciuta sempre abbastanza coerente, il suo principio fondamentale è sempre stato: io sono un sicilianista. Assolutamente sì. Mi sa che è arrivato il momento di arrabbiarsi. Perché Ma io sono arrabbiato da tempo, indignato e arrabbiato da tempo. oggi lei mi faceva notare che appunto ultimamente proprio lei sta rispondendo a Di Maio. Parlando proprio di questi centri di competenza di alta specializzazione, delle competenze dei center online, che c'è in realtà un divario perché si fermano Drammatico. a Napoli. Ci spiega un po' meglio cosa sta succedendo? Forse la piantina Sì, no, e anche certo. se. Poi la parola. Allora, magari è difficile se la regia può zoomare, poi magari lo manderemo sotto e faremo vedere che c'è questo grafico un po' Certo, drammatico dei colori che certo. arrivano fino a Napoli. Sostanzialmente
A fronte di questa importante infrastrutturazione della Sicilia e del sud d'Italia, ma soprattutto della Sicilia, quindi autostrade percorribili dai nostri giovani per essere competitivi, fare nuove aziende, start-up, operare sulla rete, ma anche per i nostri professionisti, per le nostre imprese, il digitale diventa una grande occasione di ricentralizzazione della Sicilia, di abbattimento delle distanze fisiche. Bene, a fronte di tutto questo, lo Stato ha lanciato l'idea dei competence center. Che cosa sono? Sono centri di eccellenza per formare e mettere insieme istituzioni, imprese, giovani e dare quindi nuove opportunità di lavoro e di crescita. Ebbene, lo Stato italiano ha lanciato l'idea dei competence center, stanziando circa 80 milioni di euro, quasi 10 milioni di euro a centro di competenza di alta specializzazione. Ebbene, ha fatto una procedura ad evidenza pubblica, una gara nazionale, si sono qualificate Torino, Genova, Pisa, Padova, Milano ovviamente, poi Genova, l'ho detto sì, poi Roma e Napoli. Napoli, quindi ce n'è uno nel Mezzogiorno, due nel centro e gli altri cinque sono nel Nord Italia. Ovviamente la Sicilia è rimasta negletta. Ora, non è colpa del governo Conte, né tantomeno del ministro Di Maio, perché è ascrivibile alla precedente gestione del governo Gentiloni, in particolare del ministro Calenda, questa scelta a mio avviso dissennata, perché non puoi fare correre nella stessa gara persone con dotazioni muscolari o Totalmente. fisiche diverse, normodotati, per esempio persone gravate da handicap, perché altrimenti è evidente che il normodotato arriva sempre prima. E cosa è accaduto? È accaduto che hanno messo in concorrenza il nord e il sud, evidentemente sono arrivate proposte di sinergie tra imprese e università molto più forti al nord. E allora questa è una cosa che non va bene, bisogna introdurre dei correttivi che tutelino le nostre realtà, il nostro mezzogiorno, i nostri giovani, le nostre imprese, le nostre università, perché altrimenti non ci deve lamentare se i nostri ragazzi scappano al nord a studiare, perché evidentemente se non crei centri di competenza al sud la gente scappa, e per questo abbiamo chiesto all'onorevole Di Maio, che è il ministro competente, di prevedere l'istituzione di un centro di competenza in Sicilia per le due isole, stanziando 10 milioni di euro che devono servire a formare competenze nel settore digitale, dare lavoro nel digitale ai nostri ragazzi. Presidente, facendo un'anticipazione, parliamo ora di autonomia della nostra regione, perché è un tema che lei conosce benissimo, però prima di parlare questo, le tre regioni, insomma, quelle che hanno, diciamo, una resistenza molto forte da un punto di vista economico, che sono l'Emilia-Romagna, il Veneto e la Lombardia, hanno chiesto un'anticipazione sul regionalismo differenziato. Ora, noi credo che sia arrivato il momento di far valere la nostra autonomia, perché vorremmo capire, cioè se lei ci aiuta a capire in 70 anni come nasceva l'idea di autonomia, cosa è successo in questi 70 anni. Noi non credo dobbiamo ostacolare la domanda di autonomia di altre regioni. Con il Presidente Musumeci abbiamo sempre avuto chiaro questo approccio. Qui non è l'idea di fare la guerra tra le autonomie. Chi vuole la propria autonomia, se ha la Costituzione, e la Costituzione lo prevede, il regionalismo differenziato al 116 terzo comma della Costituzione, può andare avanti, ma non lo deve fare a discapito di altre aree del territorio nazionale, in particolare di quelle del Sud o della Sicilia. Noi abbiamo chiesto da oltre un anno con il Presidente Musumeci la piena attuazione dello Statuto siciliano, da un lato, quindi gli articoli 36, 37 e 38 dello Statuto pienamente applicati con un norme di attuazione che abbiamo elaborato il 15 maggio del 2018 e le abbiamo portate al ministro Stefani l'1 agosto del 2018, quindi è quasi un anno, ma siamo molto avanti nel lavoro di negoziato col Ministero dell'Economia e delle Finanze per attuare in pieno l'autonomia finanziaria della Sicilia, e questo è un verso. Poi c'è l'altro, quello della perequazione infrastrutturale, che invece ci vede all'anno zero, perché basta vedere alcuni grafici che poi saranno trasmessi, sul piano delle infrastrutture è ormai 20 anni che Come quel grafico che mi ha fatto vedere a telecamere spente, che si vede un colore diverso totalmente, noi sul dell'Italia. piano dei collegamenti ferroviari abbiamo un gap drammatico, ma lo stesso come con i centri di competenza, cioè l'Italia è un paese diviso da 160 anni con una divisione, un divario che va crescendo anziché essere ridotto. Pensi che il legislatore nel 2017 ha dovuto introdurre
un principio per cui nel sud si deve spendere per investimenti una quota proporzionale al numero di abitanti. Nel sud vive il 34% degli abitanti italiani. Lo Stato italiano ha avuto bisogno di una legge che dicesse che bisogna investire almeno il 34%, perché si investe non più del 24-25%, cioè il sud, che paga un drammatico divario da 160 anni, vede investimenti addirittura minori rispetto alla quota di abitanti del paese. E lo Stato ha avuto bisogno di una legge per dire che deve investire almeno quanto, in termini di proporzione, quanto sono gli abitanti che vivono nel sud, il che vuol dire che a regime così il divario non si supera mai, perché se investiamo nel sud una proporzione di risorse analoga a quella degli abitanti, questo divario, che è grandissimo, non si supera mai. E quindi bisogna fare luci, come si dice, fare luci. Cioè dobbiamo batterci perché... Ma anche perché le nostre risorse possono essere anche all'inizio anche usufruite dai siciliani. Certo, batterci perché ci siano risorse per gli investimenti, per le infrastrutture, a cominciare dal digitale, che per i nostri ragazzi che vivono su internet, che pensano su internet, che interloquiscono con internet, attraverso internet con gli amici di tutto il mondo. Proprio il digitale può essere quella mossa del cavallo, l'abbiamo definita, cioè quel passaggio alla nuova digital transformation, cioè alla trasformazione digitale, alla nuova rivoluzione digitale, che purtroppo non c'è stata con la terza rivoluzione industriale, che abbiamo perso. Pensiamo all'industria chimica, pensiamo all'industria metalmeccanica, al Termini Imerese, fallimenti uno dietro l'altro. È inutile che continuiamo a inseguire cose che difficilmente si realizzeranno. Puntiamo sull'economia digitale, il che non vuol dire abbandoniamo tutte le industrie in crisi, ma sosteniamole e manteniamole, ma nel frattempo guardiamo al digitale, perché da lì verrà la possibilità di lavoro per i nostri ragazzi, la possibilità di sviluppo per le nostre imprese, la possibilità di crescita per la Sicilia. Presidente, parliamo di banche. Sì. Banche, da recente c'è stato un nuovo progetto, credo in Sicilia, di questo progetto per nuovi finanziamenti, esatto, per nuovi progetti per le piccole e medie imprese, ma anche per l'imprenditoria giovanile. È un aspetto che potranno soffrirne a breve tutti? Sì, non solo, credo in Sicilia è una bella misura che con IFIS abbiamo varato e che sarà incrementata di ulteriori 84 milioni di euro a seguito di un accordo che abbiamo concluso col Ministero dello Sviluppo Economico prima e poi trasfuso in legge regionale, quindi altre risorse pronte non solo per le imprese ma anche per quelle imprese che purtroppo sono in gravissima difficoltà perché sottoposte al pizzo, per esempio. Bene, queste imprese che non hanno in questo momento merito bancario, cioè se vanno in uno sportello qualsiasi le inseguono perché dicono: vero è che hai denunciato il pizzo, ma tu i tuoi numeri non stanno in piedi. E certo, se uno pagava il pizzo e ha denunciato il pizzo non lavora più, è evidente che i numeri non stanno in piedi. Bene, per questa impresa abbiamo previsto anche un accompagnamento e un sostegno, perché l'impresa che reagisce al pizzo deve essere sostenuta dalla pubblica amministrazione, non può essere abbandonata a se stessa. E poi il tema molto importante del Fondo Centrale di Garanzia. Abbiamo messo a disposizione del Fondo Centrale di Garanzia 120 milioni di euro che mobilitano oltre 1 miliardo di garanzie, quindi l'imprenditore può recarsi presso le banche e chiedere di avvalersi del Fondo Centrale di Garanzia della Sicilia, e questo gli consentirà di avere l'80% di garanzie pronte, approntate dalla pubblica amministrazione, diminuendo il peso della propria garanzia. Allora, Presidente, purtroppo il tempo con lei vola sempre, c'erano tanti argomenti che volevo personalmente affrontare con lei. Parliamo velocemente di un fatto, lasciamoci questo, diciamo, tasto dolente dell'ex province, velocemente, è un momento di grande rilancio della Sicilia, del turismo, siamo stati attenzionati dalla Cina, che cosa sta succedendo? Ci sono grandi attenzioni appunto al settore digitale dei trasporti per nei confronti della Sicilia, ma abbiamo anche delle difficoltà strutturali che ci vengono dalla precedente legislatura. Dice un vecchio detto siciliano: mentre un medico studia, un malato muore. Ecco, allora qualcuno pensa a studiare e a fare la migliore riforma possibile delle province. Col presidente Musumeci abbiamo deciso che in questa fase, dove le province stanno andando tutto al default, la cosa prioritaria era mantenerle in vita, per poi entro settembre-ottobre operare degli interventi infrastrutturali d'intesa col governo. Abbiamo messo 100 milioni di euro aggiuntivi,
112 milioni grazie all'approvazione del bilancio con un solo mese di esercizio provvisorio ci ha consentito di dare alle province, siamo a 212 e in più abbiamo ottenuto nel negoziato serrato con lo Stato 540 milioni di euro per investimenti che stiamo attualizzando con la legge cosiddetta collegata alla legge di bilancio di cui l'Assemblea sta svolgendo l'esame. È chiaro che ci potrebbe essere di più, qualcuno dice che bisogna fare di più, noi stiamo cercando di fare il possibile, intanto manteniamole in vita, facciamole tornare a investire sulle strade, sulle scuole dove vanno a studiare i nostri ragazzi e poi pensiamo al riordino. E apriamoci anche all'estero. E apriamoci ovviamente all'internazionalizzazione, il digitale, esatto. È straordinariamente importante. Okay. Che è collegato al tema delle zone economiche speciali, sulle quali se vuoi potremmo fare un approfondimento, che il governo Musumeci è pronto a varare, mettendo vicino al data center, come stiamo tentando di fare, la zona economica speciale, potremo attrarre investimenti, consentire a chi vuole venire a investire nel settore del digitale di avere in Sicilia un'opportunità anche tipo fiscale per investimenti con vantaggio economico e non solo con l'opportunità di stare in Sicilia. La Sicilia è un posto bellissimo, ma la gente preferisce venirsi in vacanza, non venire a investire. Il nostro sforzo è far sì che la Sicilia diventi un luogo dove puoi venire in vacanza, ma dove si può anche investire, creare lavoro, creare opportunità, creare crescita. Grazie Presidente, grazie mille, grazie. E buon proseguimento dei nostri programmi.